UE del 2604, la scelta del brigante e la furia di Marta. Arrivano nuove sorprendenti news da una delle scelte più seguite e chiacchierate della televisione. Ritorniamo a parlare di televisione e gossip e lo facciamo occupandoci di tutto quello che è successo nelle ultime anticipazioni di Cancelletto Uomini e Donne. Ieri pomeriggio, infatti, sono state pubblicate le prime news riguardanti la scelta di Nicolò Brigante e tutto quello che è successo fra lui e le sue corteggiatrici nella villa messa a disposizione dalla redazione per aiutare il cancelletto tronista a finire il suo percorso. Ma vediamo insieme di cosa stiamo parlando. La scelta di Nicolò Brigante. Ieri pomeriggio è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne interamente dedicata alla presentazione della scelta di Nicolò Brigante. Il tronista, infatti, nella scorsa registrazione aveva annunciato di essere finalmente pronto a scegliere fra le sue corteggiatrici, ma di volerlo fare soltanto in una villa messa a disposizione dalla redazione e non in studio. Per questa ragione pare proprio che nelle scorse ore Nicolò, Marta e Virginia abbiano trascorso insieme parecchio tempo nella locations sopracitata, registrando esterne e trascorrendo più tempo possibile insieme. A tal proposito va detto che tutte le anticipazioni che ci provengono oggi dagli studi di Maria De Filippi e di cui parleremo qui di seguito non sono altro che i resoconti scritti dei video che ieri sera sono stati mostrati in studio al pubblico, agli opinionisti e agli altri tronisti. Ma parliamo di quello che è successo in villa. La prima cosa che è stata mostrata nelle clip è stato l'arrivo in villa di Marta Pasqualato e Virginia Stabler e come quest'ultime sono state accolte dal tronista. Subito dopo l'arrivo, le due corteggiatrici sono state accompagnate da Nicolò stesso nelle loro stanze, posizionate una in un lato della villa ed una nel lato opposto. Il tronista fa infuriare Marta. La prima corteggiatrice ad andare in esterna con Nicolò è stata Marta, con cui il tronista ha condiviso un picnic fatto di complicità ed effusioni. A questa esterna è seguita quella con Virginia, dove la ragazza ha chiesto quasi subito al brigante di staccare le telecamere per impedire alla sua rivale di vedere cosa succedeva fra di loro. In realtà pare proprio che la Stabler abbia fatto staccare il collegamento con Marta per chiedere al tronista di trascorrere la notte con lui. Subito dopo i fatti appena citati Nicolò si è recato nuovamente ad un incontro con la Pasqualato, dove le ha mostrato alcuni regali preparati da lui appositamente per lei e le ha fatto riascoltare la canzone che la giovane condivideva con suo padre. Dopodiché il brigante ha lasciato Marta per andare nuovamente da Virginia che lo aspettava in costume nella vasca ad idromassaggio. Qui i due si sono scambiati diversi baci sotto la supervisione di Marta che, dopo aver visto le effusioni dei due, è andata giustamente su tutte le furie. La giovane infatti dopo aver visto i baci di Nicolò e Virginia ha comunicato alla redazione di voler andare via dalla villa, avviandosi in camera a fare le valigie. A questo punto i ragazzi di Maria De Filippi hanno avvertito Nicolò che prontamente ha raggiunto la giovane in camera per cercare invano di convincerla a rimanere. Il giovane infatti non è riuscito assolutamente a convincere la sua corteggiatrice a calmarsi e passare altro tempo con lui. C'è da dire che il brigante subito dopo aver litigato con Marta non ha voluto più fare neanche un'altra esterna con Virginia. Nelle ultime immagini mostrate nei video Nicolò lascia due biglietti alle sue corteggiatrici, dove le invita a partecipare alla sua scelta che avverrà nei prossimi giorni. Cancelletto Uomini e Donne anticipazioni.